Se la data del 25 settembre segnerà la nuova geografia politica e parlamentare del Paese, con l'avvio di quella che sarà la 19ª legislatura, partiti e coalizioni dovranno però prima tener conto di altre importanti e decisive date per le loro sorti, date che scandiscono i tempi per la cosiddetta corsa alle candidature, non sempre così facile. E così, dopo settimane infuocate tra patti siglati e poi sciolti, tra alleanze e divisioni, si arriva al primo scoglio burocratico, al primo giro di boa. I simboli, quindi le liste, con i candidati e le firme, anche se di fatto quasi tutte le forze politiche del Parlamento uscente sono esentate dal compito delle sottoscrizioni nel pieno dell'estate e delle ferie per gli italiani. Ma vediamo nel dettaglio quali sono regole, tempi e passaggi obbligati. Innanzitutto la presentazione dei simboli al Viminale dal 12 al 14 agosto. Quindi si passa alla scadenza delle liste con le candidature il 21 e il 22 di agosto negli uffici elettorali delle corti di appello. Dovranno essere presentate sia quelle per i collegi plurinominali che per gli uninominali. La legge stabilisce però che prima di arrivare alla consegna dell'elenco dei candidati, i partiti sono obbligati a raccogliere le firme, il tutto da fare in pochi giorni, in piena estate. Qui però ci sono da tenere in considerazione regolamenti e deroghe in un combinato disposto tra legge elettorale, il Rosatellum, legge sul taglio dei parlamentari e decreto elezioni varato da poco. Il numero di sottoscrizioni necessarie è legato al numero di collegi plurinominali definiti nella legge elettorale, ma appunto diminuiti dopo il taglio del numero dei parlamentari. E considerando anche lo scioglimento anticipato della legislatura, che dimezza il numero richiesto, si arriva alla cifra di almeno 36.750 firme. Ma non è tutto. Se questa corsa infatti riguarda le neonate formazioni politiche, la legge esenta da questo obbligo i partiti e le forze che hanno un gruppo parlamentare in almeno una delle Camere e anche chi ha partecipato alle ultime elezioni europee o della Camera in coalizione ottenendo almeno l'1%. Insomma, deroghe per tutti o quasi. Pier Francesco Ferrara, Sky TG24.